parlerò ai ragazzi domani del vero movente della strage di Via D'Amelio, che non è quello della trattativa o questo, quella, queste cose sono venute fuori dopo il 2008. E io ho le prove, ho la prova provata che dopo aver cercato la magistratura ai più alti livelli, stiamo parlando di Pietro Grasso, Pietro Grasso, che mi volle, mi convocò a Roma in occasione delle, della proiezione sulla TV, su Rai 1, della fiction che hanno fatto sulla nostra storia. Siccome nella conferenza stampa avevo detto delle cose che chiamavano in causa pesantemente la Procura di Palermo come movente, perché l'istradimento e le omissioni della Procura di Palermo, ho dichiarato alla stampa e in quella intervista che lei può sentire anche su internet, sulla Rai, io ho detto praticamente che in mancanza di un movente, e non c'era movente perché non hanno mai trovato un movente, io è da 4 anni, disse allora nel 2006, che ho indicato un movente certo e preciso nelle omissioni e nel tradimento della Procura di Palermo. Queste sono parole gravissime. Difatti il signor Grasso, grande uomo che combatte la mafia, che a me però non mi risulta, perché se un procuratore fa combatte la mafia, fa il suo dovere, lui guadagna 7-8 mila, forse 10 mila euro al mese, non guadagna 900 euro di pensione come me, quindi lui ha il dovere di farlo, e com'è che lo devo fare io e non lui? E com'è che lui mi convoca a Roma, gli preciso le cose, gli porto le prove che il suo collega e i suoi colleghi a Palermo hanno tradito la fiducia di Paolo Borsellino e mia, ma non di un giorno, per lunghi anni, gli porto le prove a Roma che il suo collega ha mentito sotto giuramento ed è imputato, quindi come teste e come imputato, gli porto le prove e cerca di delegittimarmi di fronte al procuratore che mi ha sostituto, che mi interrogava ufficialmente insieme a lui. Ebbene, sono passati 5 anni da quel giugno 2006, esattamente 5 giugno 2006. Ebbene, 2 anni dopo nasce il pentito Spatuzza, cioè quel signorante, queste persone da niente. Non dico poverino perché sono dei criminali che ancora fanno crimine, diciamo, vendendo la dignità degli altri, no? Accusando gli altri. Perché uno può essere un criminale, poi si pente da fronte agli uomini, a Dio, va bene, è andata così. Ma no, odio queste persone, questa, diciamo, malformazione morale, etica, poi viene utilizzata per accusare altri, ma viene anche utilizzata per depistare, perché oggi stanno facendo le ricerche per capire chi depistò allora, ma perché non capiamo chi sta depistando adesso con la trattativa? Ho scritto a tutti e di tutto. Il signor Ingroia, l'eroe che è per molti, non è un eroe, credetemi, anche lui ha cercato di fregarmi, io l'ho messo con le spalle al muro, ma lui ha continuato con la trattativa, finalmente Ciancimino si è rivelato quello che io ho scritto e dicevo sempre, ti ricordo, e finalmente, ora però ancora continuano, ma perché non mi imputano a me, diciamo, che so, dite che io, come dire, ci può essere un'imputazione per chi mette in discussione l'onore dello Stato o di una parte dello Stato, perché guai se non ci fosse lo Stato, cioè, ma chi tocca il naso a un magistrato va a finire in galera. Io li accuso di essere il movente della strage di Via D'Amelio, ma voi lo capite che muore Borsellino e non succede più niente, sapete perché? Sì. Perché in quel momento storico, avendo ucciso Falcone e poi Borsellino, di fronte al mondo c'è l'esigenza di rompere questi laccioli con i criminali, con i Totorreine e con tutti. Difatti poi li tradiscono, non è che fanno una battaglia, una guerra vera, perché non sono cambiati gli strumenti. Non è vero che sono cambiati, fanno capire la gente, invece gli strumenti erano allora, che è stato il 41 bis. Ma scusate, cosa cambio io quando metto in galera uno per tutta la vita, 41 bis seppellito da vivo? Ma io non faccio un'opera veramente sana, l'opera sana la faccio se io bonifico l'ambiente, la società, non dove creo guerra all'interno di quelli che erano prima amici e gli facciamo la guerra. Infatti, dimmi quanti politici chiameranno in causa? Uno tra questi chiameranno in causa anche una persona, Vizzini. Che io
io, che a cui io ho scritto pubblicamente una lettera che è pubblicata su internet, la invito a leggerla, e la trova subito Gioacchino Basile Pizzini, trova questa lettera che ha mandato tra l'altro al mio ex compagno di partito ed oggi lui Presidente della Repubblica e io cittadino senza diritti, vedete come va il mondo. Ma appunto gli faccia, perché tutto sommato devo avere rispetto per la Presidenza della Repubblica. Stiamo parlando di un paese che ha bisogno di rinnovarsi. Stiamo parlando di un paese dove il frutto del consenso è talmente malvagio che ci viene consegnato un Berlusconi che ha potere massimo in questo paese, quelli di sinistra scacciano. Ma guai se non fosse venuto Berlusconi! Con tutti i suoi mali, tutte le sue cose, guai, perché conto. È almeno peggio di loro. Sull'aereo ci sono dei politici friulani, politici Roma, a Roma parlamentari, tra cui anche il sindaco della città dove vivo io, di cui sono stato consulente per la sicurezza, salvo poi due mesi dopo ha mandato a quel paese pubblicamente scrivendogli una bella lettera. Questo, io posso scrivere solo un libro con la lettera pubblicata, non ho scritto ai mafiosi, ho scritto a tutti. Quindi ora se diceva a mia moglie, sono venuto a finire nella terra di Silone, che è il mio scrittore preferito. Ignazio Silone, anche lei si è innamorata di Silone leggendo, perché l'ho invitata a leggere Ignazio Silone. E allora, come le dicevo, quindi questi parlavano, non sto raccontando una cosa, è un fatto vero, io seduto in aereo di qua, questo sindaco che eravamo una volta amici e poi ipocritamente, che non osano attaccarmi, io dico questa cosa, e dice che rispondermi, no, ma sì, Gioacchino è un bravo ragazzo, una brava persona, un ragazzo ormai, ma io una brava persona, cioè, capisci, fanno proprio il lavoro di fino.